Rieccoci insieme con Claudio Petruzzelli, 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Claudio, intanto questa sera c'è un altro appuntamento, no? Sì, Al Dublin House, alle 20 circa, 20, 20 e 30, sì, con la presentazione del libro La Bari siete voi, da un'idea di Mirko Cafaro e Cristiano Carriero. Ci saranno... alcuni degli autori, non so quanti sono, il primo libro Sì, era sono 25. praticamente 30 Ah, quindi racconti, 30 autori sì, diversi. praticamente su 30 calciatori che in qualche modo sono entrati a far parte della storia del Bari e soprattutto sono entrati nel cuore dei tifosi. Dunque ci saranno, credo, Tiziano Tridente, Antonella Poliseno, Marco Napoliseno, Giorgio, Marco Marco Napoletano, quindi... Napoletano, e poi fra gli autori ricordo il grande giornalista Christian Siciliani. No, un racconto l'ho scritto anch'io, ho dato anch'io una mano. Comunque... Stasera sì, ci sarà questa prima Sì, anche un presentazione del appuntamento... libro, di questo libro che è un po' il seguito del Sì, precedente, che storia la Bari, che dunque storia anche la Bari, un'occasione comunque quindi anche per tutti i l'Istanbul tifosi con... di anche per ritrovarsi, per parlarne tutti insieme Sì, ancora una la volta. prima Quindi. presentazione oggi, forse c'è una telefonata. Sì, poi ovviamente ci sarà una presentazione Ufficiale? sì, possiamo dire così, il 24 dicembre, poi magari daremo ulteriori dettagli nel corso delle puntate del Bianco e del Rosso TV Sport. Un altro ascoltatore in linea, pronto? 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 Sì. Sono un tifoso del Bari che vengo da Chicago. Oh. Vorrei fare un commento per Gianni Antonucci, perché il venerdì non si può chiamare, no? Eh sì, è vero. No, gli volevo solo ricordare che lui una volta fece l'elenco degli ultrasettantenni giocatori del Bari, Sì. ma dimenticò di menzionare Gigi De Robertis, che è un amico mio. Ah, va bene, glielo diremo direttamente al professor Gianni Ma Antonucci. lei sta chiamando da Chicago adesso? No, no, sto qui, sono a Trigiano, sono di Trigiano, mi Ah, ok. chiamo Raffaele Ferrara, ma vengo spesso, vado a vedere tutte le partite del bar, mi Bravo. faccio l'abbonamento pure che non lo uso tutto, poi quando me ne vado lo do a qualche altro. Comunque vorrei fare un bel commento per la serata di ieri sera, che Sì. fu una bella serata, e a vedere tanti tifosi, tanti... È Sì, stato io andai, presi il emozionante. libro, mio nipote ha preso pure il libro. Un'altra cosa vorrei dire, Sì. tutte queste iniziative sono bellissime, però tre in una volta non è tanto plausibile, Sì, Vabbè, basta un purtroppo, dai. pensiero. Infatti, un piccolo contributo va benissimo. Comunque, grazie per il suo intervento. Ieri tu c'eri, no, anche alla presentazione del Sì. libro di Michele Salomone. C'erano anche diversi, no, c'è stato il ritorno di Guido Angelozzi anche a Bari, Sì. Sì, quindi non so se hai avuto modo anche di... è stato fortemente applaudito, un po' diciamo l'emblema di quello che succede spesso in questa città, ma anche nelle altre per quanto riguarda poi i rapporti con la squadra. E quando era qui è stato contestato, fischiato, criticato un po' da tutti. Ieri invece ha avuto un grossissimo applauso, è stato quasi il trionfatore della serata. E ha quasi tolto un po' il palcoscenico all'autore del libro, a Michele Salomone. E così come tanti calciatori poi quando vanno via diventano campioni. L'esempio di Polenta che quando arrivò a Bari Eh sì, era di critiche ne ha subite, di critiche ne ha subite, ora è il primo Ora sembra il rimpianto, salvatore sì. della patria. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Cristian, Sì. buon pomeriggio, Mimmo Biancola da Bari. Ciao Mimmo. Un saluto a te e all'ospite. Ciao. Cristian, senti, io leggevo oggi sul sito Tutto Bari Sì. un'ipoteca che arriva a João Silva di nuovo a Bari, un'ipotesi. Io sono contrario, perché prenderei più un tipo, una punta più, una bella ariete, tipo Ardemani vorrei, perché João Silva, lui ha scelto di andare via, voleva la Serie A, Eh sì, aveva quindi un avuto l'occasione cavallo, da là, sta avendo è poco stata spazio una sua Palermo. scelta comunque, non è stata la scelta della società.
E poi Grazie. un'altra cosa Sì. riguardo al direttore sportivo, tra i due, tra Angelozzi e Antonelli, preferisco Angelozzi, perché è una persona che dialogava con il pubblico, con la gente, non so con i giornalisti, con voi, però a pelle Angelozzi mi Vabbè, sembra diciamo che hanno molto due modi di meglio. fare comunque Lo so, però differenti. io da Dobbiamo anche tifoso dire che che in vivo quella circostanza all'esterno. Angelozzi quasi rappresentava la società, quindi tra virgolette era quasi costretto a dover parlare praticamente solo lui perché c'era Non una c'era la società società. che non comunicava. Mimmo, comunque grazie per il tuo intervento. Hai fatto il nome di Ardemani, che comunque è un giocatore monitorato dal direttore sportivo Stefano Antonelli. Per quanto riguarda Joao Silva, la situazione è un po' più complessa perché il calciatore quest'anno ha giocato sia con la maglia del Bari che con la maglia del Palermo. Dunque il Palermo non lo può cedere ad una terza società, potrebbe cederlo solamente al Bari. Io credo che solo in un'ipotesi magari di prestito gratuito il giocatore possa far ritorno qui in Puglia. Ti piacerebbe rivederlo, Claudio? Ma guarda, come diceva l'amico da casa, non mi sembra, cioè sì, sicuramente l'abbiamo apprezzato l'anno scorso per quello che ha fatto, specie nella seconda Nella parte seconda del parte, sì. campionato, però per quanto possa capirne io, mi sembra che sia più necessario un ariete vero e proprio, un cosiddetto centravanti di peso che possa... anche nella parte finale in cui non si riesce a fare gol, buttare la palla avanti come si suol dire e Sì, è cercare così. il lungagnone che la butta dentro. Intanto, a proposito dei libri, tra lunedì e martedì uscirà anche un altro libro tanto atteso, il libro del professor Gianni Antonucci, il pallone quadrato. Si sta pensando a una presentazione in grande stile che avverrà a metà gennaio alla Fiera del Levante in occasione del compleanno del Bari, il 107, no, di storia 107. del Bari, sarà il primo però della nuova società. Dunque sta preparando un grande Beh, no, evento la nuova in società dovrebbe merito. essere da marzo. Però possiamo Sì, dire che sta sì. preparando, no, anche un grande evento di presentazione del libro del professor Gianni Antonucci, il pallone quadrato. Per intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, Cristian? Sì. Ciao, buongiorno, sono Teo Ciao e un Teo. saluto anche all'ospite. Ora, volevo dire solo una cosa, oggi mi tornano più chiare quelle parole di Angelozzi, quando disse che era rimasto deluso da parte di Antonio Matarrese perché lo riteneva una persona più corretta. E alla luce di tante cose successe, riesco a dare un significato diverso e più chiaro a quelle parole. Buongiorno, ciao. Grazie per il tuo intervento. Io davvero, Claudio, del passato non vorrei più parlarne. No, ieri sono Poi stati diciamo che ormai fatti abbiamo messi alla voltato luce alcuni pagina. retroscena, Sì, interventi sì, sì. di tasca propria di Angelozzi, Sì, ma di una vediamo. fideiussione sì, di circa 600.000 euro, sia lui che Vinella, però ovviamente sono storie che appartengono ormai, possiamo dire, al passato. Abbiamo voltato pagina. Fortuna, sì. 085019998 il numero per intervenire in diretta. Non so se abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, è in diretta, vai. Ciao Sono Pinuccio da Trigiano. Pinuccio. Finalmente riesco a mettermi in contatto con voi perché io tutti i giorni impazzisco per Ah, mettermi in non è contatto. semplice. Lo so, però vedo, sento io noi la trasmissione, la sentiamo tutti i giorni. Ma io mi faccio meraviglia a volte che Baffone si mette tutti i giorni in contatto, altre persone Avranno una sicure. tecnica Aspetta, particolare, aspetta, aspetta. acquisita ormai con gli Deve anni, mettere in contatto con Mimmo Bianco. perché effettivamente ci sono dei veri professionisti che riescono a Allora, prendere la niente, linea sempre. Cristian, saluto te, saluto Vai, l'ospite. Peppino. Io mi associo al mio zio, l'americano, che ha chiamato poco fa. Noi ieri sera siamo stati dal Parco dei Principi, abbiamo veramente ammirato quella bella serata della presentazione del libro. E quello che io voglio complimentarmi è con il nostro ex direttore sportivo Ancelozzi, perché noi che leggiamo i giornali e sentiamo tutti i giorni delle bare non sapevamo di quella bella notizia del sacrificio che ha fatto Beh, ne Ancelozzi avevamo l'anno parlato scorso. comunque E anche in noi passato, magari sì, ieri ora sera lo ha abbiamo saputo confermato anche lo questo. stesso Guido Grazie. Angelozzi. Grazie comunque per il suo intervento, beh, lo dicevamo prima, poi appena magari qualcuno va via poi viene maggiormente considerato. Io su Angelozzi farei un distinguo tra quella che è stata, diciamo, la sua prima stagione
In Serie A, in certo. Serie A, con quella retrocessione che comunque poi ci è costata davvero cara anche da un punto di vista economico, all'ultimo Angelozzi che comunque in qualche modo è riuscito a portare avanti una società in condizioni davvero disastrose. No, ma indubbiamente, poi c'erano stati dei contrasti con Paparesta quando entrò in società. Sì, come ed evidentemente, diciamo sì, che non era possibile confermarlo. In buonissimi rapporti, sì, infatti. Comunque si è sebbene poi ritengo che fu lui ad andar via, che non volle rimanere, poi non, gli era stato anche proposto di rimanere. Comunque, ma questo non diciamo lo so, comunque lo sanno direttamente i diretti interessati. Un'altra telefonata, poi andremo ad ascoltare anche le parole della compagna di Daniele Sciodone, questa mattina ospite nello spazio curato da Barbara Cirillo. Pronto? Pronto? Ciao, sono Vito Bottalico, chiamo da Bari. Ciao Vito. Ciao, io saluto innanzitutto voi due. Volevo sì. lamentarmi un po' con la nostra tifoseria perché troppi malumori, sbalzi di umore da una partita all'altra. Dovremmo essere un po' più maturi. Di esempio dovrebbero essere i tifosi del Borussia Dortmund che nonostante la propria grossa squadra sia al limite della retrocessione. Ho visto delle immagini spettacolari, vero? Sì, dimostrano un attaccamento notevole alla squadra. Quindi questo deve essere di esempio. Grazie a tutti, ciao. Grazie, però il tifoso Parese ha sempre dimostrato un grande attaccamento sì. alla maglia. Quello non è mai mancato. Poi il tifoso Parese magari si irrita quando non vede un certo impegno sul campo e quando la maglia non viene sudata, non certo per una sconfitta. Veniamo anche da più di 30 anni di contestazione, di malumori che... Anche legittimi per quello che succede. Anche legittimi, sì, no, sì, ma sì. Infatti, però è difficile poi superare certe cose, non contestare non, alla prima occasione. Poi penso che sia lo dicevo prima, è qui a Bari è così, però è così un po' dappertutto, è a Roma, a Torino. Sì, è difficile anche mantenere un certo equilibrio da parte delle tifoserie in generale. Sì, quando ci sono molte aspettative poi è ancora peggio. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e il Rosso TV Sport.